Microcriminalità, reati ambientali, questi sono i settori sui quali è stata sempre più impegnata la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. E su questi che pensa di concentrare la sua attenzione o crede che ci sia da investigare su altro? No, allora, questo ovviamente, anche altro, noi approfondiremo tutti i temi e tutte le notizie di reato che ci verranno sottoposte alla polizia giudiziaria, cercheremo di far approfondire le indagini in settori che sono talvolta trascurati, ma certo quello dell'ambiente in assoluto, come diceva anche prima il procuratore generale, quello dell'ambiente in assoluto e quello della microcriminalità, dico anche per esempio leggevo di furti in appartamento che sono ovviamente continui, soprattutto in tempo d'estate. Questo è un tema su cui bisognerà riflettere fortemente. È chiaro che tutto questo lavoro va fatto con le forze di polizia, non c'è da dire altro, lo immaginate, lo sapete, e quindi noi attraverso una collaborazione, una intesa continua con le forze dell'ordine cercheremo in qualche modo di colmare le lacune che finora si sono presentate. Ecco, il fatto che in un territorio così piccolo la microcriminalità prenda piede, è probabile che c'è qualcosa che non va nell'organizzazione dei controlli, considerando che lei ha gestito comunque anche la procura a Napoli, quindi stiamo parlando di grandi numeri, un grande territorio. In un piccolo territorio non dovrebbe essere più semplice bloccare questi fenomeni? Credo di sì, però questo dipende moltissimo da come vengono distribuite le forze dell'ordine. Io ho una sensazione che appurerò ovviamente in questi giorni. La sensazione è questa. Così come ci sono carenze di organico nel nostro mondo giudiziario, ce ne sono evidentemente anche tra le forze dell'ordine che sono o carenti per carenze ovviamente momentanee o carenti perché sottovalutate ab inizio. E questo è un tema su cui ovviamente che porrò quando me ne sarà data l'opportunità, l'occasione, che porrò ovviamente nelle sedi competenti. Ecco, questo è anche il territorio in cui è stato ucciso un sindaco, quindi è probabile che ci sia molto da lavorare. Per noi è ovviamente ancora una ferita aperta.